Pronto soccorso del presidio ospedaliero Nicola Giannettasio di Rossano al collasso. La drammatica situazione è descritta in una interrogazione del capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Davide Tavernise, rivolta al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, affinché sia potenziata l'emergenza urgenza nello SPOC, dotandolo di tutte le unità necessarie, aggiungendo urgentemente nuovi medici e agendo anche per aumentare la sicurezza del personale sanitario e consentire turni coperti in modo adeguato, così da tenere ben saldo come unico principio il diritto alla salute dei cittadini. Ci sono dei medici che stanno lavorando con dei turni massacranti, c'è carenza di personale sia per quanto riguarda il pronto soccorso del Giannettasio sia per quanto riguarda il pronto soccorso del Guido Compagni di Corigliano. Il presidio garantisce la sicurezza delle prestazioni in tutta la costa ionica e dell'entroterra montano. Lunghissime attese per le cure, ma il rischio dei contagi Covid aumenta vertiginosamente in una città che continua a mantenere percentuali alte. Abbiamo due pronto soccorsi aperti che non riescono entrambi a garantire un servizio, non dico eccellente, ma quantomeno normale. Aumentano anche i rischi di denunce nei confronti dei camici bianchi, ma anche di vili aggressioni in una postazione in cui mancano i presidi di vigilanza. A tutto ciò il dramma delle ambulanze non medicalizzate. A questo aggiungiamoci i disservizi del 118 che conosciamo bene, poiché ormai transitano sul nostro territorio, ma in tutta la regione Calabria, delle ambulanze senza medico a bordo. Mi aspetto da parte del commissario La Regina un interessamento, non solo a parole ma anche con i fatti.